ritrovati all'appuntamento settimanale con le notizie della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi a cura dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali. È partito da poco nella diocesi un nuovo progetto tra la Caritas diocesana, la cooperativa sociale Sinergia e il progetto Policoro. Lab Lavoro sarà un incubatore di innovazione sociale nell'ambito degli interventi specifici dell'area lavoro della Caritas. In questa prima fase sono stati coinvolti 12 operatori dei centri d'ascolto Caritas cittadini come sentinelle sul territorio e contatti diretti con i beneficiari. È in svolgimento il Festival della Comunicazione promosso dalla famiglia Paolina con le diocesi di Molfetta e di Rieti. Ecco alcuni appuntamenti in questi giorni. Stasera, giovedì 6 maggio, alle ore 19, tavola rotonda sul tema «Consumare le suole delle scarpe, giornalismo e prossimità». Durante la serata, guidati da Nicola Ferrante, giornalista di TV 2000, dialogheranno tra loro padre Giulio Albanese, comboniano e giornalista, Vania De Luca, vaticanista TG3 e presidente UXI, e i giornalisti Maurizio Dischino e Stefano Lampartico. Sabato 8, alle 19, incontro rivolto agli animatori della comunicazione sulle opportunità del web, i social e il loro corretto utilizzo, con gli interventi di Don Adriano Bianchi e Don Vincenzo Marinelli. 10 e 11 maggio incontro con due giornalisti inviati, Fulvio Scaglione e Paolo Borometi, e la loro esperienza di racconto giornalistico in situazioni di pericolo. Gli incontri sono sempre online sul sito e sui canali della diocesi di Molfetta e Rieti. In questo mese di maggio, presso la Basilica Madonna dei Martiri, si svolgono le celebrazioni mariane anche in vista della festa della Madonna d'Outremaliz l'11 maggio con la messa presieduta dal Vescovo. E ora entriamo nel vivo del numero 19 del settimanale Luce e Vita di domenica 9 maggio. L'editoriale a cura del direttore Luigi Sparapano invita a una profonda riflessione collettiva sulla ripresa in corso. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza spinge a una modernizzazione del Paese in virtù, speriamo, di un cambiamento esistenziale prima che economico. Anche sul piano ecclesiale siamo chiamati a ripensare la nostra testimonianza. A pagina 2, la presentazione del 16° Festival della Comunicazione a cura delle Paoline e dei Paolini in corso dal 1° al 16 maggio, come detto in precedenza. In terza pagina, il resoconto del convegno organizzato dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali sulle sfide dei laici relativamente all'eredità pastorale lasciata da Don Tonino Bello. Per l'occasione è intervenuto il professor Sergio Tanzarella, ordinario di storia della Chiesa alla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli. A pagina 4, Roberta Carlucci presenta il premio letterario dedicato a Don Tonino Bello con le sezioni giornalismo di prossimità e poesia metafisica, con tutti i dati dei partecipanti e i componenti delle commissioni di valutazione. La proclamazione dei vincitori avverrà il 14 maggio prossimo. A pagina 5, Francesca Balsano traccia il profilo del giudice Rosario Livatino in occasione della sua beatificazione domenica 9 maggio. Il rito sarà celebrato nella Cattedrale di Agrigento e presieduto dal Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Un esempio di giustizia e santità dei nostri giorni. A pagina 6, spazio all'Azione Cattolica che ha vissuto a livello nazionale la 17ª Assemblea dal titolo «Ho un popolo numeroso in questa città» e che ha visto eleggere come consigliere nazionale per il settore adulti Angela Paparella, già presidente diocesano. In ultima pagina, la rubrica di spiritualità a cura del diacono Don Ignazio De Nichilo e la rubrica Riflessi, curata dal nostro redattore Gianni Palumbo, dedicata questa volta ai versi di Piovono bombe, testo di Mimmo Amato, autore molfettese. Come sempre, invitiamo le lettrici e i lettori a ritirare la copia del settimanale in parrocchia o a riceverlo in abbonamento. Grazie per l'attenzione e buona lettura!